34esimo allo Juventus Stadium, Juventus 1, Milan 0, Fiorentina a un punto dai rossoneri. Un po' di fibrillazione sotto la panchina di Allegri, caro Pino Calò, credo che ci sia. Sì, sicuramente, nonostante quello che ha detto Allegri. Perché oggi vedrai che tutti gli diranno, ma se col Napoli tu avessi fatto giocare il Shaarawy fin dal primo minuto, oggi non saremmo in queste condizioni. Il Shaarawy stasera non è che abbia fatto chissà che cosa, Cioè, ora, se si gioca con il nome è un discorso, il problema di Shaarawy, la tecnica è un altro, ma devi vedere anche quanti palloni gli hanno dato giocabili, dai. Non, il centrocampo del Milan è un centrocampo di contenimento, ti manca l'uomo che smarca, o giochi in velocità o se no te non hai playmaker che ti mette il giocatore davanti alla porta. Ormai il gioco di Shaarawy penso che sia conosciuto, quindi viene guardato a vista. Stasera come ci manca Balotelli, che perlomeno a che punizione davanti la prende, si piglia neanche quelle, quindi ragazzi si fa po', Noi, si è tirato in porta 4 volte, forse, tutte centrali, forse 4 volte tutte centrali. Però rimane una stranezza, caro, aspetta che vediamo prima cosa combina Constant, questo è meta, meta. Touchdown dal giocatore Constant, eccezionale, Kevin Constant ha detto che se, peccato, ha fatto una battuta, peccato, ha detto che il mio cognome comincia per la C, per C e non per K, perché sennò facevo come Keegan, mi facevo mettere le 3 K, King Kevin Constant. È uno scherzo questo? No, gliel'ha dichiarato lui. Vabbè, roba da mazza. Sai che Keegan era King Kevin Keegan, no? 3K. Esce lì, perché il mio cognome è per la C e non per K, se non facevo così. Chi è che entra? Padoin, al posto di Rick Steiner. Beh, un altro. Altro fenomeno, un altro che piace che, ad Angelo. Un altro pupillo che ha preso. No, però bisogna dire una cosa, no? No, te devi capire una cosa. Noi stiamo dicendo di questi sono tutti Padoin, Peluso, eccetera, tutti giocatori che ha voluto Conte, perché Conte ha avuto un passato nell'Atalanta, come ben ricorderai, e quindi lui ha alcuni giocatori. Ma, ora, no, ma no, non è che Conte si è sognato delle, ci volevano dei giocatori che fossero utili, e allora ha preso quelli che conosceva, perché non potevi prendere, che ne so, Müller dal Bayern di Monaco o chi che sia, no, voglio dire, ha dovuto arrangiarsi con Pedro del Barcellona, esatto, con dei giocatori che lui conosceva, perché aveva bisogno di cui si fidava, di completare, e mi sembra che loro abbiano fatto il loro onesto lavoro, Però quindi, volevo sottoporvi una questione che aveva tirato in ballo Vittorio Betti a proposito dei bomber. Non c'è un giocatore della Juventus che sia in doppia cifra, chi ha segnato di più è Vucinic con 9. E non vai, e questo è sintomatico, parte, non vai da nessuna parte se non hai uno che ti fa almeno 15 gol da solo. Non v'è dubbio, non v'è dubbio. È vero che in Vidal, Europa, Giorgio, la Juventus Vidal 8 con quello di stasera. La questo. Juventus è quella che in questi due anni ha dato come questi timbro. Sono tutti i dati che mi fornisce come la timbro, Pino Calò, Come timbro di gioco qualcosa di più delle altre. In Europa, quando si alza il livello se passa in maniera importante, è chiaro che il campione dopo fa la differenza, e a volte e l'organizzazione a quel punto non riesce a sopperire a tutto il lavoro. Vabbè, però sono cose che si sapevano, che in Europa quest'anno avremmo pagato. No, ma posso, no, vabbè, ma guarda, ma potevi trovare Mamma una squadra mia. Entrato sul pallone, ragazzi, è entrato pallone. Prima sul pallone. È entrato prima sul pallone. Questo è brutto. È il doppio Chiellini di Pochan. Ma non mi è sembrato un fallo questo. È entrato prima sul pallone. Se lo portava in collo. Però comunque fischiato fallo, non c'è nessun problema. Ma ha ragione Pino, se sei leggerino c'è nulla da fare. Il problema non è il boy, è chi lo fa giocare. Allegri. Punto. Ragazzi, quindi? Se quello c'è, perché chi c'è? Però no, d'altra parte, ma altrimenti, no, c'è neanche. Ma neanche, è scomparso. Ma dove è finito? Scusa, l'hanno arrestato. Questo deve rispondere a mio amico Riccardo. Ma perché non gioca neanche? Perché se no dice sempre che la difesa della Juve, e io invece un po' di critica, un po' di sale ce lo voglio mettere, ma che gliel'ha fatto fare di pagare 15 milioni di euro Giovinco e 15 milioni gli dava, perché 15 milioni, la metà, se si prendeva 15 milioni dal Parma, noi aveva 30 milioni da spendere. Con 30 milioni, quello è un passaggio, quello è un discorso diverso. Un mito play, quello invece è un discorso diverso. Allora, spendere tutti quei soldi per Giovinco non è stato utile, e potevi dirottarli su un altro calciatore. Parleranno in vernacolo. Anche lì, però, scusate, le responsabilità sono di Antonio Conte, perché lui ha detto a gran voce in più di un'occasione che Giovinco era una scelta sua.
e che era un giocatore che avrebbe fatto la differenza. Probabilmente secondo me è stato l'errore più grosso che ha fatto Conte, perché ha ragione, vedi Angelo, Riccardo Pecchi, questa, la Juventus è una squadra operaia e non ha bisogno solo di Maria Callas o Pavarotti, ha bisogno anche di quelli che quando c'è la marcia trionfale della Ida fanno il coro, e cioè quelli che stanno dietro le quinte. Allora i Padoin, i Peluso, lo stesso Giaccherini, che io simpaticamente prendo in giro ma è un discreto giocatore, sono elementi che anche se stanno in panchina 9 partite alla decima li fa giocare un quarto d'ora, non ti rompono l'anima, ti danno il 100% e ti aiutano a costruire un progetto. Altro discorso, e vengo da Riccardo Pecchi, è quando parliamo di Europa, perché questi non possono stare in Europa, allora lì devi fare una squadra diversa, soprattutto davanti, dove appunto ti manca, ha ragione Giorgio, l'uomo che ti faccia 7-8 gol pesanti in Champions League, certo, e una quindicina in campionato. Ma non mi dite niente di nuovo comunque, signori, perché no, perché io non voglio mica dire niente di nuovo. State dicendo quello che anche noi diciamo da Buffon, conclusione da